C'ho il cervello in giostra, che è tutto in pim. C'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, che è tutto in pim. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, siamo in anteprima sulla demo di PES 17, Pro Evolution Soccer 17. Si parte sempre con questa schermata molto lercia del classico PES. Finalmente hanno deciso di mettere più squadre nella demo quest'anno, perché l'anno scorso ne stavano pochissime. L'anno scorso feci la demo sulla Play 3, se non mi sbaglio. Andò pure bene il video, perché chiaramente all'inizio va sempre bene. Penso proprio che prenderemo il Barcellona, perché i giocatori sono fatti benissimo. Andremo a provare questa demo, visto che è un gioco nuovo, uscito l'altro giorno. E siamo anche tra i primi, visto che l'ha fatto Dexter, Player Inside, eccetera eccetera eccetera. Quindi prendiamoci Barcellona contro, vediamo chi. Siamo Atletico Madrid, perfetto. C'è Messi, Sciallo. Quest'anno secondo me FIFA batterà PES di grafica sicuramente. Stadio, vediamo che stadio sta. C'è quello del Barcellona. Orario, mettiamo giorno. Stagione, mettiamo estate. Sereno. Possiamo partire per provare questa beta, questa demo. Ok. Finalmente si vede un po' di paese, cosa che in FIFA 16 non esisteva, c'è pochissimo. Vediamo la grafica, non è male, dai, non è male assolutamente. Sono identici. Cioè, guardate Iniesta, uguale proprio. Stiamo guardando un po' di cinematica, ragazzi, per vedere un po' la grafica com'è. Comunque non arriva a FIFA 17, già dal trailer comunque lì è un po' superiore, perché lì c'è il nuovo motore grafico Frostbite, quindi... Izza Messi, eh? Non è niente male comunque, raga. Il paese è un po' a cartone, però. Dai, raga, non è male di grafico. Guardate l'erba, spettacolo. Izza. Vai, raga, si parte. Allora, raga, un attimino che... Quale i tasti, porca miseria. O per correre su FIFA io uso. Oh raga, qua sarà un problema per correre, che mo non mi ricordo proprio. Ho capito come si corre, perfetto. Non so fare le skill giustamente, perché se no i tasti sono un po' diversi da FIFA. Io su FIFA corro con R2 perché uso l'alternativo. Qua mi fa correre con R1, non so perché, ma sciallo. Minchia, le magliette quasi uguali, non si capisce. Un tubo. Col triangolo, sempre passaggio filtrante come su FIFA. Questo qua mi sta inculando malissimo. Raga, sono nabba sti giochi, almeno su PES, perché su FIFA qualcosa la riesco a combinare. Comunque, più fluido di PES 16, sicuramente, perché PES 16 comunque era un po' più macchinoso. Qua c'è più fluidità anche nei movimenti dei giocatori, per fortuna. C'è Suarez. Porca miseria. Allora, non so ragazzi. Minchia, questi dribblano. Dai. Guarda che cazzo è la fiera, la matassa di gente. Grandissimo. Vediamo le skill un attimo. Ah, ho capito come si fa qualche cosa. Questi sono aggressivi. Io non so manco che difficoltà sta messa. Ah, pure, giustamente. Più realistiche ragazzi queste animazioni. Comunque si vedono. Si è spaccato le gambe quello, cioè la gamba si è tipo madonna tanto. Non so ragazzi che difficoltà sta messa, perché sinceramente non riesco proprio a fare niente. Io non è che sono esperto a sti giochi. Non so se si può vedere. No, ok, qualche skillettino. Minchia, però gli stop proprio lenti. Cioè raga, non riesco a segnare perché è tutto murato dalla gente, pieno di gente proprio. Non trovo di buchi per segnare. Però manco loro riescono a me. Che cazzo è successo? Madonna santa. Aia. Volevi segnarmi, eh? Non è FIFA. Proprio quando non riesco a combinare un emerito ceppolo. Calmiamoci. Vai Iniesta. Ma tu Iniesta non mi scappi però. Ma se io faccio il triangolo per passarla lunga, me la passi corta, giustamente la prende l'avversario. Oddio. Ho sparato un missile, raga. Io ho tentato così, no? Visto che c'era il momentum. Ho tentato, guardate. Boom. Vabbè, chiaramente gliel'ho buttata centrale.
Io che li faccio, volevo fare la scivolata, clicco il cerchio e me la tiro invece. Non so che cacchio di tasti stanno. Non manco con Messi riesco a fare niente. Perché non dribbla, non riesco a dribblare, raga. No. Ma se io faccio triangolo, non me la tiri, dai. No, vabbè, qua raga, i tasti sono diversi, secondo me. Proprio diversi, cioè. Ah, possesso palla io più. Tre tiri ho fatto, loro neanche uno, tutti zero in porta, vabbè. Seconda metà. Perfetto. Capace che finisce 0-0, ma comunque era solo un video per testare questa demo. Che non è assolutamente male. Ok. Chiaramente lasciate like per il supporto, visto che è un gioco diverso. Ah, col cerchio, mamma l'ha fatta la scivolata. Allora, qua mi spacca la faccia, minchia, picche, madonna, bastonato proprio. Raga, qua, vedi, non c'è nessuna. Poi mi sbaglio con i colori che sono uguali quasi. Io non ci avevo proprio badato alle divise prima, nel fatto delle divise uguali. Proprio non ci avevo badato proprio, raga. Non credo di riuscire a segnare perché lo vedo difficile. Poi non so neanche che difficoltà ho messo perché non me l'ha chiesta. Tipo su FIFA c'è la difficoltà all'inizio, che tu la cambi e mamma mia, tutte queste lentezze qui. No, ste cose qua con le frecce, all'antica, su PlayStation 2 stiamo ancora qua. Vedi raga, non riesco proprio, cioè mi raggiungono quando corro. Mi raggiungono tutti, anche se c'ho Messi che ha un 90 e passa di velocità. Comunque mi raggiungono. Non so perché, su FIFA sta cosa non succedeva, che quando partivi stavi avanti da solo proprio. Non so giocare raga, proprio niente. Dai Suarez, vedete? Vedete che è muro, tutti là, fermi. Che se ne vengono in culo la palla. E devo guarda, come la tolgono in 2 secondi. E ti devo fare le scivolate per levarti la palla, scusa, eh. Vai, 2 ore per arrivare alla palla, mi sembra giusto. C'era un po' di spazio, mi hanno subito chiuso in 1 secondo. Vabbè, raga, il gioco è più realistico. Tira! Madonna. Tutte le sgambettate del mondo. Qua non sta nessuno. Poi non riesco a capire i colori. Madonna, no, questo mi espelle, ma. L'ho ucciso. Non è vero, non mi ha espulso. Dai, non discutere, dai. Oh! Come cazzo me l'ha parata? No, raga, come cacchio ha fatto? No, volevo rivedere il replay. Gliela lancio al centro, guardate. Cioè, quello di potenza sul portiere, il portiere la sbalza in alto, madò. Minchia. Giustamente non la prendono. Guarda, ma guardate che pizzone quell'altro là. Guardate che pizzone. Si butta, non, se ne va a terra, dai. Sì, facciamo il... Boh. Raga, chiuso, non riesco proprio a passare, niente. Proprio, su FIFA sta cosa, no, non ce l'avevo. O è la difficoltà che sta messa alta, non ho idea proprio. A parte che non so giocare io. Vai, vedi, ora potevo liberarmi. Invece sono già 50 persone. E a terra. Un minimo tocco, me ne vado a terra. Minchia, sta cosa non esisteva però prima, dai. Guardate, guardate, guardate. Ma se ne va a terra pure questo. Faccio per tirare, giustamente se ne va in culo i giocatori. Niente. Cioè, vedete raga? In 1 secondo, boom, un colpo, se ne va a terra. O si scansa, si fa. Ma neanche loro riescono a segnarmi. Madonna, il portiere fa Tarzan, tipo. Portieri volanti. Dai. Un'ora per tirare. Madò. Quadrato, la carica. Mentre mi carica me la tolgono. Inchia. Vabbè, raga, non abbiamo combinato niente. Molto realistico, forse. Non so come dire questa cosa qua. Su FIFA io non c'avevo questo problema. Che tipo, me la passavo avanti. Riuscivo a correre e superarli tutti. Qua invece mi vengono tutti incontro. Però che dire di questo gioco? Grafica niente male, molto realistico. Giustamente andiamo avanti, molto realistico. E forse anche quello che comunque sono più forti i giocatori, non lo so. Non so in che difficoltà stavo giocando perché non riuscivo a fare niente. Perché comunque sono scarso. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate tanti like, commentate e condividete questo video su tutti i social network. E niente, per questo video davvero tutto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.